Un saluto a tutti gli web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio a Certi Diritti. Questa sera in nostra compagnia, in mia compagnia, abbiamo Ernesta Taverniti, che fa parte della segreteria provinciale della CGIL di Catanzaro. Un saluto a te Ernesta, buonasera. Buonasera Riccardo, grazie per l'invito, mi fa molto piacere partecipare alla vostra trasmissione. E, come hai detto tu, faccio parte della segreteria provinciale CGIL della provincia di Catanzaro e mi occupo prevalentemente di mercato del lavoro, ma anche la delega alle pari opportunità, politiche di genere e migranti. Benissimo, allora sei la persona indicata proprio per trattare i diritti, visto che Spazio Certi Diritti si occupa prevalentemente di diritti di tutte le persone, non soltanto di comunità LGBT. Quest'oggi parleremo invece delle donne e dell'iniziativa Viva le Donne, che ovvero mi pare lo sciopero delle donne che si è tenuto a Catanzaro lo scorso 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Vogliamo proprio iniziare da qui e parlarne un po' con te? Va bene, per il secondo anno consecutivo come Camera del Lavoro CGIL abbiamo inteso il 25 novembre, che come ricordavi bene è la giornata internazionale per, contro il femminicidio e la violenza sulle donne, proporre un'iniziativa un po' diversa. Lo scorso anno abbiamo fatto la presentazione di un libro, quindi un'iniziativa un po' più ristretta, insieme a dei colleghi, dei giornalisti che hanno commentato questo libro, che trattava sempre di una violenza anche molto seria e pesante che ha perpetrato su una donna straniera che ha scritto poi, che era poi l'autrice del libro. Quest'anno abbiamo, diciamo così, abbiamo avuto un po' più di tempo, abbiamo cercato di fare una cosa diversa. Abbiamo lanciato degli appelli per iniziare tramite stampa, quindi abbiamo indetto delle conferenze stampa, con degli appelli rivolti alle donne di cultura, alle sindacaliste, alle giornaliste, alle donne comuni, alle pensionate, alle studentesse, alle associazioni che si occupano di violenza sulle donne, comunque delle associazioni presenti sul territorio e alle istituzioni. A questo appello hanno risposto molte associazioni come l'ARCI, come il vostro osservatorio, l'AMPI, sezione di Soverato, Libera, Catanzaro e molte altre associazioni anche del territorio. Come istituzione c'è stata anche la dottoressa Ferro, commissaria della provincia di Catanzaro, che ci ha inoltrato un accorato e un bel pezzo proprio sul femminicidio e sulla vicinanza sua e dell'istituzione che lei regge, anche se non è più presidente della provincia. E abbiamo cercato di coinvolgere, oltre alle sindacaliste, delle giornaliste, come ti dicevo prima, che hanno risposto all'appello. Abbiamo fatto quello che a me è piaciuto, anche insieme a Giuseppe Valentino, un manifesto che non era targato CGIL, nel senso che noi abbiamo inteso fare, promuovere come CGIL l'iniziativa, quindi occuparci dell'organizzazione, però farla, renderla, diciamo, condividerla con tutte le persone e le associazioni che hanno aderito al nostro appello. Infatti il manifestino prendeva un pochino del manifesto nazionale che ha fatto la CGIL, Vive le donne, era un po' lungo quello fatto dal nazionale, perché c'erano nel simbolo femminile a mo' di cimitero, purtroppo, proprio Vive le donne era di forte impatto. Abbiamo preso un po' di elementi anche dello sciopero delle donne, perché ci siamo registrate, abbiamo aderito allo sciopero delle donne, e questo blog che è stato organizzato, dove hanno aderito moltissime persone a livello nazionale, dove abbiamo anche indicato le iniziative che abbiamo fatto a Catanzaro. Là lo slogan era anche molto simpatico: sciopero non basta, sciopero non basta, quindi era un po' indicativo, dove abbiamo chiesto il simbolo rosso a tutte le partecipanti, l'astensione almeno di 15 minuti dalle attività giornaliere, che potevano essere quelle della cura della famiglia, del lavoro e delle attività prevalenti che una donna svolge. Non abbiamo voluto fare un convegno al chiuso, come spesso facciamo anche noi della CGIL, invitando i dottori di turno, degli assistenti sociali, abbiamo voluto fare una cosa che partisse dal basso. Quindi abbiamo comprato ovviamente il libro Ferite a morte della Dandini, abbiamo estrapolato dei brani perché era gestito a brani e abbiamo chiesto a tutte le persone che hanno aderito
e sono state molte perché nessuna ha declinato l'invito, di leggere un brano quella sera in piazza Prefettura a Catanzaro, tratto da questo libro. Hanno partecipato anche associazioni, diciamo così, un po' emergenti, ci sono delle ragazze che hanno organizzato a Guardavalle Marina, che è una realtà molto estrema della nostra provincia, una biblioteca comunale, recuperando dei testi e attivandosi a fare anche del volontariato e dei gruppi studio per bambini insieme ai genitori. In una bella realtà hanno partecipato anche loro. Quindi abbiamo inteso ricordare questa giornata in questo modo qui. I brani, chi avrà letto il libro comunque sa di quello che si parla, sono molto forti e molto toccanti, scritti sì con ironia, però a me anche quella sera in piazza, vedere tutte queste donne che hanno letto questi brani, immedesimandosi, perché poi chi leggeva faceva un po' suo quello che poteva essere stata l'esperienza di questa donna defunta che raccontava postuma la sua vita e la sua morte. E quella sera c'è stato con noi anche il segretario generale della CGIL Michele Gravano, e tutto è stato ripreso a Liberi TV, c'era una delegazione di sindacalisti europei, Malta, Albania, Barcellona, quindi la Catalogna e la Germania. Perché in questi ultimi due anni stiamo facendo parecchi scambi con queste realtà sindacali delle altre regioni europee. Siccome tu parlavi appunto di donne che hanno subito delle violenze, alle volte sono violenze che purtroppo portano a gesti veramente estremi, abbiamo purtroppo un simbolo importante nella terra calabrese, che è quello di Lea Garofalo, che ha pagato purtroppo con la vita la decisione di dire no alla mafia per liberarsi da quella cultura di violenza che alle volte è una cultura molto maschile e che spesso le donne in generale difficilmente riescono a scrollarsi di dosso. Vogliamo parlare anche di questa persona che ormai è diventata un simbolo, e secondo te, soprattutto la donna calabrese, riesce a dire anche di no a queste realtà che la vedono molte volte assoggettata al dominio maschile, diciamolo così? Io penso che le donne calabresi, ma non solo quelle della mia generazione o delle generazioni future, siano delle donne forti e indipendenti. È vero però che siamo pure in una realtà fortemente marchiata dall'andrangheta, quindi nel bene e nel male ci sono donne forti che reagiscono, ma ci sono anche purtroppo donne che non solo non reagiscono, ma al pari degli uomini reggono, diciamo così, alcune cosche e alcune... Non è il caso ovviamente di Lea Garofalo, che è stata barbaramente uccisa e bruciata, e soltanto lo scorso anno è stato ritrovato il cadavere a Milano dal compagno, addirittura il padre di sua figlia, è stata barbaramente uccisa perché si è ribellata. Come è stata indotta al suicidio o uccisa addirittura, come quello che si spera un domani questo processo possa raccontarci, Maria Concetta Carciola, che è un'altra testimone di giustizia, che si è ribellata alla propria famiglia, che ha lasciato una lettera toccante, che ha lasciato addirittura a sua madre, dove lei da una parte si uccideva o veniva uccisa per quello che era il suo discostarsi da quel tipo di vita, da quell'atteggiamento, però contemporaneamente la sua umanità di donna, o comunque verso l'affetto che era quella che era sua madre, alla quale raccomandava addirittura i figli. Io quando ho letto quella lettera ho colto moltissime contraddizioni, perché mi rendevo conto di una donna che si ribellava a quell'ambiente, non voleva che i figli crescessero in quel modo, la figlia e il figlio in quel modo, ma alla fine il suo riferimento femminile o comunque familiare era addirittura la madre, alla quale li raccomandava dopo la sua morte. Sono figure che purtroppo nel caso di Lea Garofalo per primi hanno dovuto ricordare a Milano il sindaco Pisapia. Cioè, io mi sono vergognata da calabrese, da donna calabrese, personalmente, è una parola forte vergognarsi, però la poca sensibilità di molti nostri amministratori, di destra, di sinistra, più vicini, più interessati alla lotta alla mafia, anche più distanti,
non hanno colto questa opportunità, ci sono stati solo dei proclami successivamente, non solo non hanno partecipato a questi funerali di Stato, che potevano essere chiamati così, e comunque l'intitolazione del parco a Milano, ma hanno addirittura lasciato in secondo piano la possibilità quantomeno di recuperare facendo qualcosa in Calabria, per Lea Garofalo, per una Maria Concetta Caciolla o per altre donne che comunque combattono. Anche in occasione per esempio dell'organizzazione della giornata del 25 novembre sono stati contattati da un'associazione di Catanzaro che opera direttamente sul campo. Sembrano sempre cose che succedono altrove, e anche nei giorni di festa, il giorno di Natale mi raccontava questa operatrice di questa associazione femminile di supporto, addirittura insieme alle forze dell'ordine vanno a prendere le donne dopo la denuncia, le accompagnano nei centri di ascolto, nei luoghi protetti, eccetera, eccetera. Come anche per le azioni, diciamo così, fatte dalle donne resistenti che hanno detto no alla mafia, sembrano sempre cose molto lontane da noi, invece ce le abbiamo a due passi. E poi chi dovrebbe essere a denunciare queste cose? Gli amministratori, i politici, gli uomini anche di cultura, spesso le lasciano a qualcun altro. Cosa che non fa la CGIL, che cerca sempre di essere quantomeno sull'argomento e cercare di essere vicino anche idealmente con iniziative che noi proponiamo spesso, non solo, ripeto, il 25, ma abbiamo fatto anche 2 anni fa in occasione dell'8 marzo una bella iniziativa con studentesse e quant'altro, proprio anche sulla legalità e la legalità al femminile. Ernesta, a questo punto ti devo chiedere per forza nel 2013 se esiste, se c'è un divario uomo-donna, ma da come me lo racconti tu pare che questo divario purtroppo sia ancora esistente. Guarda, il divario c'è tutto, c'è in Italia e c'è in Calabria, c'è per retaggi culturali, c'è per pigrizia anche di noi donne. L'altra volta leggevo che ci sono 2 o 3 donne rettore, perché non esiste la parola al femminile, di università in Italia. Un dato sconcertante, per non parlare poi dei consigli di amministrazione, eccetera, eccetera, ma proprio anche nella cultura. La donna insegnante è molto, diciamo, diffusa, perché sembra è sempre stato un ruolo, cioè un lavoro, tra virgolette, un mestiere che si adattava molto al ruolo femminile, anche del lavoro di cura in famiglia, eccetera, eccetera. Però come se dici, vabbè, tu puoi fare la maestra, la professoressa, la preside, se proprio ci tieni, però oltre no. Quindi a reggere quello che è la cultura, l'istruzione a livello alto, che è quello universitario ovviamente, ci sono solo 2 o 3 donne in tutta Italia. Quindi il divario c'è tutto, c'è nel lavoro, c'è nelle retribuzioni. Se pensiamo che le retribuzioni delle donne sono in media del 30% più basse a parità di livello, di mansione e di titolo di studio di quelle di un uomo. Cioè tutto questo, e in più la donna si trova a dover comunque, anche una donna che lavora, emancipata, indipendente economicamente, a doversi sobbarcare o personalmente o delegando altri il lavoro di cura della famiglia, dei genitori, dei figli, della cura della casa, eccetera, eccetera. Io per molto tempo ho vissuto personalmente in un mondo un po' ideale, perché sono stata molto fortunata. Sono cresciuta in una famiglia molto aperta, dove non ho mai colto la differenza tra maschio e femmina, tra uomo e donna, tra quello che io potevo fare e un fratello che non ho, comunque un uomo, un eventuale fratello avrebbe potuto fare. Ma mi rendo conto che non sono cresciuti tutti così, e si vede ogni giorno da dichiarazioni che fanno in TV, da quello che si legge sui giornali e dal quotidiano che viviamo. Cioè una donna può essere fino a un certo punto, poi, come per dire, non esageriamo. Io ovviamente non ho la ricetta di come superare il divario, però lo sento forte in determinati ambienti parecchio pure. Tu porti la tua esperienza di sindacalista, di donna, di madre, di lavoratrice, quindi alla fine comunque sei forse l'esempio della donna attiva, che non si rivolge solo ed esclusivamente a un ambito che può essere quello solo del lavoro o solo della famiglia, ma riesce a trovare un equilibrio per vivere appieno la sua vita, anzi ti occupi del sociale.
magari come dicevi tu, in questo momento sono poche le donne che hanno un ruolo importante nella società, perché la maggior parte dei ruoli purtroppo sono ricoperti solo da uomini. Ma pensi che a questo punto il problema sia un problema di scuola, di famiglia, un problema culturale, di società a questo punto? Guarda, io penso che intanto la famiglia, il nucleo dove crescono i figli, perché poi su questo concetto di famiglia potremmo fare, deve essere quello che dà l'input a un bambino. Cioè, io non mi sono mai sognata a mia figlia di dire tu sei femmina, puoi fare queste cose, e lui è maschio, può farne altre. Se la mia condizione culturale o comunque di educazione personale non mi consentiva di ragionare in questo modo, ci avrebbe dovuto pensare la scuola, l'istruzione, le associazioni, la palestra, tutto quello che è al di fuori della famiglia. Ma io questa carenza la vedo specialmente nella scuola, cioè la vedo almeno in Calabria, nelle scuole che ho frequentato io, che frequento mia figlia, che frequentano i ragazzi che intercettiamo perché ne parliamo in CGL. Cioè, si parla d'altro, eh? Magari sono bravissimi in latino, e questo è giusto che sia così, perché vanno a scuola, perché c'è l'istruzione, ma per quanto riguarda cultura, apertura mentale, discorrere di quello che è il quotidiano, smussare gli angoli che ci possono essere, discutere di quello che è il superamento di alcuni cliché che ci sono nella nostra Italia, nella nostra Calabria, a scuola non se ne parla. Personalmente, poi magari c'è qualche scuola, qualche insegnante più illuminato, c'è. A me piace ricordare, per questo Natale io ho due nipotini maschietti piccolini, il mio nipotino piccolo di 3 anni ha voluto un bambolotto, un ciccio bello. Si sono scandalizzati molti, tra virgolette, mi dicevano: ma il maschietto ciccio bello, se non mi è sembrata una cosa normale, lo è per me, lo è per Riccardo, lo è per qualche persona che non ha questi preconcetti. Però ti potrei fare un elenco lunghissimo di persone, anche di un certo livello culturale o quantomeno di istruzione, così, che hanno ancora queste reticenze che partono dal piccolo. Io ricordo all'università, quel poco che ho fatto, storia delle tradizioni popolari, dove una delle prime lezioni era proprio quella. Se noi diciamo che una bambina deve giocare con la cucina e un maschietto con la macchina e le pistole, questo che adulto sarà? Lo era quando c'erano i miei bambini, cioè c'erano i miei genitori piccoli, però i miei nonni erano degli agricoltori che non avevano studiato, forse potevano avere un po' un retaggio così, però sta succedendo ancora, succede adesso. Io non vedo maschietti col passeggino perché hanno delle remore. Ma guarda, io ti racconto la piccola vicenda di mia madre da bambina giocava con le pistole, ho delle foto che la ritraggono vestita da cowboy. Eppure ha sposato un uomo ed ha avuto 2 figli e le piacciono gli uomini alla fine. Però no, io non credo che sia una questione alla fine di oggetto di gioco, sì. Perché poi i bambini sono molto più semplici e riescono a divertirsi senza dover trovare per forza il pregiudizio o la malizia dietro quello che invece trovano gli adulti. Sono gli adulti alle volte che dovrebbero tornare probabilmente al gioco e dimenticarsi quali sono gli stereotipi che magari la società gli ha messo davanti. Senti Ernesta, visto che tu sei una sindacalista e fai parte comunque di un sindacato molto importante che è la CGL, i sindacati come punto di riferimento per i lavoratori cosa possono fare per combattere il fenomeno della violenza e lo sfruttamento delle donne? Nei vari ambiti, insomma, della società, secondo te quali potrebbero essere le soluzioni o cosa già magari sta facendo la CGL? Comunque esistono delle intanto chi si rivolge a noi ancora nel 2013, addirittura per quanto riguarda lo sfruttamento o altri fenomeni nell'ambito lavorativo, ci troviamo adesso con ragazze e donne che devono ancora nascondere la maternità. Cioè, sembra una cosa allucinante, eppure ci sono ragazze che lavorano specialmente, ci sono stati dei casi in alcuni call center, in grandi centri commerciali, dove lo sfruttamento è immaginabile perché è sotto gli occhi di tutti, ma addirittura che una donna con un contratto a tempo determinato o a progetto o anche indeterminato, quindi con le garanzie che sono battuti i nostri genitori per la tutela della maternità, adesso, ancora oggi, debbano nascondere fisicamente nei primi mesi di gravidanza la maternità, proprio perché le ritorsioni che subiscono sono
terribili, quindi licenziamenti, mobbing, bossing, eccetera, eccetera. E il sindacato che fa? Intanto aiuta nella denuncia e di supporto morale, mi permetto di dire, perché nel momento in cui entra una ragazza nel mio ufficio e mi chiede di parlare o con qualche altro mio collega o donna di una situazione del genere, innanzitutto tu cerchi di dargli una mano dal punto di vista morale. Dopodiché ovviamente, anche perché siamo, cioè voglio dire, l'argomento è abbastanza serio, no? Per non parlare anche di donne che hanno delle problematiche sanitarie, che non è la maternità, che non è una problematica sanitaria, che vengono emarginate, che vengono sfruttate, vengono vessate affinché abbandonino loro stesse il posto di lavoro. Quindi oltre a un dialogo che può essere un po' di supporto morale, ci attiviamo ovviamente con i nostri legali e con i nostri uffici vertenze affinché i diritti che pertanto ci siamo battuti, sono battuti, ti ripeto, i nostri genitori, ancora dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. Non tutte, purtroppo, e tutti, perché capita anche per problematiche maschili nel mondo del lavoro, riescono e hanno la forza di denunciare, perché spesso su alcune cose, per paura proprio di perdere quello che magari è l'unico reddito che sostiene la famiglia, che spesso è quello femminile, a differenza di qualche tempo fa, perché è vero che l'uomo ha sempre lavorato, ma ha avuto sempre un tipo di lavoro fino a un po' di tempo fa, continuo, più stabile, che era quello del pater famiglia. Adesso invece, quando ci sono le emergenze, le situazioni di difficoltà, i lavori umili, il pulimento negli ospedali, nelle scuole, anche altri lavori un pochino più tipo la commessa, cioè lavori proprio massacranti che ti impegnano tutta la giornata per cifre irrisorie, sono molto spesso ormai l'unico sostentamento per le famiglie calabresi, quantomeno calabresi, anche perché lavoro non ce n'è ed è più facile che una donna trovi questo tipo di attività che sono proprio di sostentamento. E ti dicevo, appunto per questo motivo, spesso non riescono a diciamo così, a lottare fino in fondo per quelli che sono i propri diritti, perché lì poi interviene purtroppo quello che è il bisogno di perdere anche quel poco che si ha. Quindi si sta fino a 4-5 mesi con i maglioni larghi, fai finta di non essere incinta, e se ti chiedono di fare i turni massacranti che non rispettano nessun contratto, cerchi di farle. Si rivolgono sempre di più, specie le giovani, anche perché l'istruzione, il livello di istruzione è migliorato negli ultimi 20 anni, quindi una consapevolezza di quelli che sono i diritti e di quello che si può fare per migliorare proprio la condizione c'è anche in queste ragazze, però ancora ci sono delle remore. Ernesta, praticamente siccome sei stata veramente esaustiva e molto interessante, sembrerà strano, ma i 30 minuti sono quasi terminati, rimangono veramente 5 minuti, sono volati veramente, però io devo concludere chiedendoti una cosa molto importante, visto che comunque ti occupi di pari opportunità e parlavamo dello sportello diritti della CGIL, la CGIL si è sempre occupata di diritti da che mondo è mondo, cosa possiamo consigliare a una donna che decide di ribellarsi sia in ambito lavorativo che in ambito familiare sul luogo del lavoro, visto che pure prima si parlava di femminicidio e tutto è partito da questa bellissima manifestazione e iniziativa Vive le donne. Guarda, io personalmente a chi si rivolge a me o comunque un appello che farei è comunque di denunciare, perché è sempre vero che al momento su alcune normative legalmente non siamo molto coperti dal punto di vista normativo in Italia, la convenzione di Istanbul è di poco tempo fa per quanto riguarda il femminicidio, anche in materia di lavoro, cioè tu sì hai una certezza del diritto, ma quando vai in un tribunale davanti a un giudice non è detto che tu hai comunque poi, non è tanto il vincere la causa, però hai riconosciuto quello che sono i tuoi diritti. In ogni caso restare nel chiuso di se stessi, nel chiuso del proprio problema, della propria famiglia, specie quando si tratta di violenze domestiche, di violenze degli affetti, tutto quello che leggiamo sui giornali ultimamente è perché lo leggiamo quando succede, nel senso che se ne parla poco anche prima, se ne parla poco nelle scuole, se ne parla poco anche, non lo so, nei centri femminili, nei consultori, si arriva sempre che leggiamo sul giornale di una violenza che spesso sfocia in un femminicidio.
Quindi bisognerebbe partire intanto da una buona prevenzione, imparare a parlarne, non vergognarsi, non nascondersi e denunciare, sicuramente denunciare, perché è vero che è dura dimostrarlo, e sembra la battaglia, è un po' forte a dire, quella contro lo stupro, alla fine era sempre colpa delle donne, sempre colpa delle donne che magari andavano in giro succinte, è colpa magari di chi fa scelte sessuali diverse perché passeggia in giro e potrebbe dar fastidio, cioè è come se chi si esibisce fosse un'esibizione, quindi devi essere punito. Una donna che arriva a un pronto soccorso massacrata di botti, non sono un medico ovviamente, però lo riconosci che non è caduto dalle scale, certo. Quindi se lì non c'è qualcuno pronto a dirgli non dire fesserie, vedi che devi denunciare, cioè deve essere tutto il contesto che cambia, meno omertoso, meno buonista, meno accomodatore, anche perché poi non ho statistiche sotto mano, però spesso quando leggiamo di femminicidi raccontano storie lunghe, storie di denunce, di denunce fatte cadere, di denunce che non sono andate avanti, e da stalker è diventato assassino. Una donna che vede che l'iter legislativo burocratico di denuncia non è efficace, sicuramente è meno motivata a denunciare, però il fatto che denunciando si possono anche migliorare, diciamo così, la normativa e le leggi che ci sono in materia, può essere anche uno sprone affinché altre donne in quella condizione non subiscano ulteriormente. Ernesta, io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza e rinnovo anche l'invito a contattare te e a contattare anche l'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un'iniziativa della CGIL di Catanzaro, diciamolo. Tu prima hai nominato Giuseppe Valentino, poi c'è anche Marco Marchese, insomma la CGIL di Catanzaro si sta muovendo tantissimo per quanto riguarda tutti i tipi di discriminazione, perché purtroppo le violenze sono tante e sono a tutti i livelli della società. Ernesta, io ti rinnovo nuovamente l'invito a venire magari in futuro in trasmissione nuovamente, magari non lo so, per parlare, speriamo, di qualche cambiamento positivo. Già uno c'è, che è queste iniziative che voi fate e che anche noi comunque abbiamo ripreso come Liberi TV, perché riconosciamo che, vedi, ci sono donne diverse e tu ne sei un esempio. Grazie ancora veramente della tua partecipazione qui in trasmissione. Io ti saluto, cedo la linea a Donato Volpicella per il proseguimento delle trasmissioni e grazie ancora veramente per il tuo tempo. Grazie a voi per l'invito, ci saranno altre occasioni per discutere, speriamo, di argomenti un pochino più positivi rispetto a qualche novità che è interessante. Grazie Ernesta. Arrivederci.